Ciao cari amici, oggi leggiamo il capitolo 12 degli Atti. L'abbiamo già detto all'inizio, ma vi consiglio, se avete una Bibbia a disposizione, di aprirla al capitolo 12 degli Atti degli Apostoli, così potete seguire. Noterete probabilmente alcune differenze di traduzione, perché noi seguiamo la traduzione del Cardinal Martini, quindi è un pochino diverso, ad esempio, dall'ultima traduzione della CEI. Ma anche questa differenza di traduzione, abbiamo detto, ci aiuta a vedere la ricchezza del testo. Leggiamo oggi un lungo capitolo, un lungo episodio, in realtà sono due episodi dove ci sono due personaggi di riferimento. Uno vede Erode nel suo perseguitare la comunità cristiana e poi la sua morte, e l'altro vede Pietro che in modo piuttosto rocambolesco e narrato da Luca in modo anche molto teatrale, viene liberato dalla prigione. Prima però di lasciare la parola a Ives, che ci leggerà il testo di oggi, invochiamo lo Spirito Santo. Verso quel tempo, il re Erode prese a maltrattare alcuni membri della Chiesa. Fece morire di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, mandò ad arrestare anche Pietro. Si era nei giorni degli azimi. Catturato, lo pose in carcere, dandolo a sorvegliare a quattro picchetti di quattro soldati ciascuno, con l'intenzione di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Mentre Pietro era tenuto in prigione, la Chiesa rivolgeva senza sosta preghiere a Dio per lui. La notte precedente il giorno fissato da Erode per farlo comparire davanti al popolo, Pietro dormiva in mezzo a due soldati legato con due catene, mentre le sentinelle davanti alla porta facevano la guardia alla prigione. Ed ecco che un angelo del Signore gli fu vicino e una luce risplendette nella cella. L'angelo scosse Pietro ad un fianco e lo svegliò dicendogli: «Alzati, presto!» E le catene gli caddero dalle mani e l'angelo gli disse: «Mettiti la cintura e legati i sandali». E così fece. Poi gli dice: «Buttati addosso il mantello e seguimi». E uscito, lo seguiva, e non si rendeva conto che era vero ciò che gli stava accadendo per mezzo dell'angelo, e gli sembrava piuttosto di vedere una visione. Oltrepassato il primo posto di guardia e il secondo, vennero alla porta di ferro che metteva in città. Essa si aprì da sola davanti a loro. Uscirono e si avviarono per una strada, e improvvisamente l'angelo si dileguò da lui. Allora Pietro, ritornato in sé, disse: «Ora capisco davvero che il Signore ha mandato il suo angelo
e mi ha liberato dalla mano di Erode e ha reso vana l'attesa del popolo dei giudei. Dopo aver riflettuto, si diresse verso la casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove vi erano molti radunati in preghiera. Picchiò i battenti del portone e una serva di nome Rosa s'accostò per sentire. Riconobbe la voce di Pietro, ma per la gioia non aprì il portone e corse dentro per annunciare che Pietro stava davanti al portone, ma quelli le dissero: «Sei impazzita!» Ma lei continuava a sostenere che era così, ma quelli dicevano: «È il suo angelo!» Intanto Pietro continuava a bussare. Aperto, videro che era lui e rimasero sbalorditi. Fatto loro segno con la mano di tacere, raccontò loro come il Signore lo aveva fatto uscire dalla prigione. Poi disse: «Comunicate questa notizia a Giacomo e ai fratelli». E uscito, se ne andò in altro luogo. Fattosi giorno, vi fu un gran subbuglio tra i soldati. Che ne era di Pietro? Erode lo fece cercare e, non avendolo trovato, interrogò le guardie e ordinò che fossero portate al supplizio. Poi dalla Giudea discese a Cesarea, dove si trattenne. Erode aveva un grave dissidio con quelli di Tiro e di Sidone, ma essi, d'accordo, si presentarono a lui e, avendo guadagnato alla loro causa Blasto, ciambellano del re, sollecitavano la pace, poiché il loro paese era fornito di viveri dal paese del re. Nel giorno stabilito, Erode, rivestito degli abiti regali e seduto in trono, tenne loro una locuzione. E il popolo gridava: «Voce di Dio e non di uomo!» E all'istante un angelo del Signore lo percosse, perché non aveva dato gloria a Dio, e divorato dai vermi, spirò. Intanto la parola di Dio cresceva e si moltiplicava. Barnaba e Saulo ritornarono da Gerusalemme, avendo compiuto la loro missione, e portarono con sé Giovanni, soprannominato Marco. Avete certamente notato che in questo testo ci sono tanti nomi ed è facile fare confusione, per cui ci soffermeremo per capire un attimo chi sono questi personaggi. Il primo che viene nominato è questo re Erode. In realtà si tratta di Giulio Agrippa I, detto Erode, che morirà poi nel 44, lo vedremo alla fine del testo, e che non è l'Erode il Grande, quello della strage degli innocenti, per capirci, di cui invece era nipote, e non è Erode Antipa, quello, sempre per capirci, che ha fatto tagliare la testa a San Giovanni, a Giovanni Battista. Ecco, evidentemente il nome Erode si abbinava bene ad un re particolarmente crudele, capriccioso, come fu di fatto Giulio Agrippa, che era molto legato a Roma e la cui morte gli Atti degli Apostoli descrivono, così come avete sentito, in modo anche molto crudo, forse fu in qualche modo favorita anche dai romani, che vedevano in lui un possibile nemico, perché stava acquisendo troppo potere, troppa importanza, ed era tutto sommato ben visto agli occhi dei giudei. E questo è il primo personaggio che incontriamo in questo brano, personaggio che fa uccidere di spada, quindi non fa crocifiggere, ma fa l'uccisione di spada voleva dire la decapitazione, Giacomo, fratello di Giovanni, quindi il figlio di Zebedeo, quindi Giacomo l'Apostolo. Ecco, questo personaggio, con la morte di questo personaggio, si rompe il gruppo dei dodici,
Ricordate che quando all'inizio degli Atti abbiamo visto che Mattia viene nominato per sostituire Giuda che era morto. In realtà questo Giacomo non verrà sostituito per ricostituire questo numero. Da questo momento il collegio, diciamo, dei 12 apostoli non sarà più così indispensabile in quanto gruppo di 12, ma comincerà a strutturarsi in modo diverso il gruppo dei responsabili della prima comunità. Tutto questo brano, questo lungo brano che abbiamo letto, si colloca nei giorni degli azimi, cioè dopo la Pasqua, e infatti ha tutto un sapore pasquale. E il riferimento all'Esodo e quindi alla liberazione dall'Egitto è chiaro fin dall'inizio. Pietro viene imprigionato per lo stesso motivo di Giacomo, perché Erode, quindi questo personaggio che abbiamo visto, Giulio Agrippa I, ci tiene ad avere il favore del popolo giudaico, e che in questo momento pare che abbia voltato le spalle alla comunità giudeo-cristiana. Per cui Erode cerca di compiere, diciamo, degli atti anche diciamo appunto sanguinosi, come nel caso di Giacomo, e poi ovviamente punta a Pietro, che è responsabile della comunità, per accattivarsi il favore dei giudei. E quindi fa imprigionare Pietro. Pietro che poi viene liberato in questo modo miracoloso. Il racconto è reso ancora più coinvolgente dal siparietto di questa serva, che viene chiamata nel testo che abbiamo ascoltato Rosa, che è la traduzione di Rode dal greco, la quale non apre immediatamente a Pietro, è talmente stupita di vederlo che corre ad annunciare agli altri che è arrivato, e immaginate Pietro lì fuori che cerca di fare meno rumore possibile, perché naturalmente la sua situazione è di pericolo, è stato liberato in modo miracoloso dall'angelo, liberazione tra l'altro che nel testo occidentale, ricordiamo sempre che abbiamo una versione degli Atti più estesa che si chiama cosiddetta testo occidentale, viene specificato che l'angelo tira una gomitata a Pietro, no? Perché Pietro stava dormendo, no? E si trovava tra l'altro in una situazione molto simile a quella che troviamo nel libro dell'Esodo, cioè aveva i sandali. Nel libro dell'Esodo si dice che dovevano vestire i sandali, mettersi la cintura per fuggire, per uscire dall'Egitto. E Pietro deve calzarsi i sandali, viene colpito nel fianco, si risveglia e segue quasi come in una visione onirica questo angelo, e solo dopo si rende conto di quello che gli è successo. Si rende conto di essere stato liberato. E si dirige verso la casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, e con altro personaggio che troveremo poi ancora più avanti. Questo Marco, a cui la tradizione attribuisce il Vangelo, pare che, secondo questa tradizione, Pietro abbia dettato a Marco appunto il Vangelo di Marco. E la casa di sua madre, di questa Maria, madre di Marco, era probabilmente un punto di ritrovo, una piccola chiesa domestica dove ci si trovava per pregare e dove si faceva anche un po' il punto della situazione, per cui quello era sicuramente un luogo importante. Pietro però non si ferma lì, ma se ne va in un altro luogo, quindi inizia una sorta di fuga, la sua latitanza, perché comunque è ricercato dalle autorità e chiaramente in pericolo di morte. Tutto questo succede nei giorni dopo Pasqua, il rinvio del processo, sarebbe stato naturalmente un processo farsa, e della eventuale esecuzione di Pietro è stato fatto perché non si poteva fare durante i giorni della Pasqua, e quindi questo imprigionamento di Pietro è dovuto per questo motivo. Ma il giorno prima della sua, diciamo, scarcerazione per essere presentato davanti a Erode, e lui riesce a fuggire. Il testo poi ci dice che cosa fa dopo la liberazione di Pietro: torna a mettere l'attenzione su Erode, che
dice dalla Giudea discese a Cesarea. Geograficamente sappiamo che Cesarea è più a nord, però discese perché la Giudea è sopraelevata e quindi diciamo c'è un dislivello per cui lui scende verso il mare, e dove generalmente veniva esercitato il potere Cesarea. E qui durante una grande assemblea avviene questo fatto di questa sua, diciamo, atteggiamento blasfemo, no? Il popolo gridava voce di Dio e non di un uomo. Erode si presenta vestito in abiti regali. Questo modo di presentarsi in abiti molto lussuosi, molto appariscenti, è citato anche da altre fonti storiche. E probabilmente questo diciamo, ululato del popolo era anche abbastanza indotto, ecco, sono stati addestrati a rispondere in questo modo. Sulla morte di Erode abbiamo già detto che forse fu favorita anche dai romani, ne parla anche lo storico Giuseppe Flavio. Naturalmente Luca dà una lettura teologica di questa morte, dice che è questa sua blasfemia, cioè il volersi porre al posto di Dio, che gli causa che è la causa della sua morte, e questa morte che finisce poi con questa espressione divorato dai vermi spirò, naturalmente per indicare insomma una fine piuttosto negletta. Gli ultimissimi versetti del testo ci riportano al capitolo precedente. Se ricordate, Barnaba e Saulo erano scesi da Antiochia per portare delle offerte alla chiesa di Gerusalemme che stava attraversando un periodo di carestia. Dice l'ultimo versetto: Barnaba e Saulo ritornarono da Gerusalemme avendo compiuto la loro missione e portarono con sé Giovanni, soprannominato Marco, che abbiamo visto prima. Naturalmente tornano ad Antiochia. E c'è ancora un personaggio che dobbiamo vedere, che è l'altro Giacomo, cosiddetto Giacomo parente di Gesù. Lo troviamo al versetto 17, poi disse, comunicate questa notizia, cioè quella della sua liberazione, a Giacomo e ai fratelli. Di questo Giacomo leggiamo un passo dalla lettera ai Galati, capitolo 2, versetto 9. Perché lo ritroveremo a capo della Chiesa di Gerusalemme, sarà un personaggio molto importante. Scrive San Paolo: Giacomo, Cefa e Giovanni, ritenuti le colonne, diedero a me e a Barnaba la destra in segno di comunione, eccetera. Questo naturalmente è contestualizzato nella lettera ai Galati. Ma anche Paolo sottolinea l'importanza di questo personaggio, che è appunto un parente di Gesù, quindi di origine galilea, è una colonna della comunità, e a lui viene anche attribuita la lettera di Giacomo che troviamo nel Nuovo Testamento. Due riflessioni su questo articolato testo che abbiamo letto. La prima, rileggo il versetto: mentre Pietro era in prigione, la Chiesa rivolgeva senza sosta preghiere a Dio per lui. Ci dice che la Chiesa si ritrovava a pregare, e tra l'altro si trovava di notte, perché tutto questo racconto avviene di notte. E quindi queste persone, in un clima di persecuzione, sapendo che Pietro è imprigionato ed è in pericolo di vita, si ritrovano a pregare di notte. Mi viene in mente da pensare a quando nei nostri incontri di preghiera c'è chi si lamenta perché il foglio non è scritto abbastanza grande, perché non si sente bene, perché fa troppo caldo, oppure perché fa troppo freddo. Magari se c'è una preghiera magari trasmessa in streaming non si sente abbastanza bene, bisogna alzare un po' il volume, bisogna partire un po' dopo, bisogna partire un po' prima. Ecco, forse questi ritornare alle origini di una chiesa che si ritrovava in clandestinità, nelle case, con un reale pericolo per la propria incolumità, ci aiuta forse a ritornare un pochino più allo spirito della preghiera e a fare un po' meno magari attenzione alle circostanze esterne, che pur sono importanti, ma per concentrarsi
veramente su quello che è il centro, e quindi l'incontro con Dio e l'affidamento a Dio delle persone che ci stanno a cuore. Soprattutto in questo periodo abbiamo tante persone che si affidano alla nostra preghiera. Ecco, e la preghiera può essere fatta naturalmente individuale, può essere fatta in famiglia, può essere fatta insomma con le norme e gli accorgimenti richiesti anche collettivamente, in comunità. Ecco, la preghiera è sicuramente l'anima ed è anche il collante che tiene unita e viva una comunità. La seconda considerazione la prendiamo dalle parole dello stesso Pietro, che, come abbiamo visto già in altre circostanze, ha bisogno di un po' di tempo per capire, riflettere sulle cose, interiorizzarle e realizzarle bene. Pietro, dopo che viene liberato, dice: ora capisco davvero che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode. Subito pensava che fosse un sogno, e tutto questo brano ruota sulla parola liberazione. Abbiamo detto che è contestualizzato nella Pasqua giudaica, dove veniva celebrata la liberazione del popolo di Israele dall'Egitto. Sono sia quella che questa due liberazioni impossibili, cioè non sono liberazioni che potevano essere fatte umanamente. La liberazione del popolo di Israele in Egitto era impossibile. L'Egitto era una nazione potentissima, aveva un esercito potentissimo, aveva un sistema di sorveglianza organizzatissimo, e quel popolo era una tribù sbandata, senza un riferimento, senza un'organizzazione, e che avrebbe tentato una fuga impossibile. È per questo che la liberazione non avviene per iniziativa di Mosè o non per iniziativa di qualcun altro, ma avviene per iniziativa di Dio. La stessa situazione è quella di Pietro. Pietro si trova incatenato, sono due catene, no? In una prigione sorvegliatissima, ed è, diciamo, nell'occhio del ciclone, tutta l'attenzione su di lui. Quindi come fuggire? Pietro tanto non ci pensava nemmeno, tant'è che dormiva, no? Non ci pensa nemmeno a fuggire umanamente. Sicuramente non possono aiutarlo i suoi, che sono chiusi in casa a pregare e sono spaventati forse tanto e più di lui. Per cui la liberazione avviene veramente per un dono gratuito di Dio. E c'è poi la terza liberazione, che è quella che opera Gesù, la liberazione dalla morte. Anche questa, un'altra liberazione impossibile, che solo Dio può donare. Ecco, questo ci fa collocare noi stessi nella giusta posizione. Ci sono delle cose che possiamo fare, ci sono delle liberazioni che possiamo fare noi, no? Possiamo liberarci da dei pesi, possiamo liberarci, pensiamo in questo caso, nel contesto odierno, da una malattia, con una ricerca, con la medicina. Però ci sono contesti in cui noi non possiamo liberarci. Ecco, in questo caso naturalmente ci affidiamo a Dio e riconosciamo la sua azione salvifica nella nostra vita. Padre misericordioso, tu hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù dell'Egitto. Hai liberato Pietro dalle catene. Hai liberato la Chiesa dalle persecuzioni e nel tuo Figlio Gesù Cristo hai liberato l'umanità intera dalla morte. Ogni giorno ti chiediamo di liberarci dal male, certi che tu intervieni con potenza nella nostra vita. Per questo sale a te la nostra preghiera e il nostro grazie. Amen. Ecco, ora ci lasciamo con un bel canto, uno spiritual che ci propongono Meg e Mauro, Kumbaya. E a proposito di Meg e Mauro, che ringrazio, ricordo che è uscito, stiamo in questi giorni, un loro CD di canti natalizi che si chiama Canti di Natale, Canti di Vita, e che invieremo in omaggio a tutti coloro che faranno un'offerta per Vita Diocesana. E nella didascalia sotto questo video trovate tutte le modalità. Grazie a chi vorrà dare il suo contributo. Kumbaya, my Lord. Kumbaya. Kumbaya, my Lord. Kumbaya.
Someone's crying, Lord.